pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Boy Band, il singolo hit di oggi, è una canzone che ha conquistato il pubblico sia per il suo ritmo così vivace sia per il testo accattivante. A cantarla sono i Velvet, un gruppo, verrebbe da dire una boy band, composto da Pierre, Ale, Gianca e Poffi, tutti romani nati musicalmente nel 1992. Tra i ritmi e gli artisti a cui si sono ispirati per il proprio sound, ecco gli Oasis, ma anche i Radiohead, i Blur e persino i Beatles. Insomma, sonorità tipiche di gruppi inglesi. Boy Band è un singolo del 2001 contenuto nell'album d'esordio del gruppo Verso Marte, uscito dopo il successo sanremese, ma di maggior successo ancora rispetto al brano portato all'Ariston, ovvero Nascosto dietro un vetro. In effetti, mentre quest'ultima è una ballata dedicata dal frontman della band alla madre scomparsa da poco, con Boy Band i Velvet diventano un gruppo protagonista dell'estate di quell'anno, grazie al sound fresco e spensierato. Non solo partecipa a tutte le tappe del Festival Bar, ma sono inseriti nella compilation della manifestazione Canora. Boy Band è una chiara parodia che arriva in un momento in cui è ancora fresco il ricordo o il successo in alcuni casi delle boy band reali, come ad esempio i Backstreet Boys. Particolare anche il video dove i protagonisti sono i componenti della band che indossano un camice bianco, si presentano in quella che potrebbe essere una clinica per un intervento di chirurgia estetica. Vengono visitati, successivamente vengono in qualche modo rieducati, allenati. Quel "soffro lo stress" è un tormentone nel testo del tormentone musicale e indica proprio una tendenza della società a migliorare l'aspetto fisico, la salute con cure estetiche, vitamine, abbigliamento curato, ma il tutto in chiave fortemente ironica. Alla fine c'è la trasformazione dei quattro ragazzi musicisti di una boy band, appunto tutta strass, apparenze, sorrisi, tanto gradita al pubblico che applaude, ma, e qui c'è il colpo di scena, i Velvet tolgono giacca, paillette e trucco, lasciano gli strumenti e spariscono, semplicemente se ne vanno dal set, in segno di protesta contro appunto i produttori che li volevano snaturare, creando un prodotto adatto alla commercializzazione. In ogni caso i Velvet diventano molto popolari con questo singolo e successivamente anche l'album va molto bene, tanto che a breve, l'anno dopo, esce un secondo disco, anche se più maturo nelle sonorità. Arriva poi anche la collaborazione con Edoardo Bennato per il brano Una settimana un giorno, con una cover dell'originale dello stesso cantautore Partenopeo, che diventa una sua hit a sua volta, insomma. Il terzo album invece cambia decisamente stile, diventando molto più a tinte fosche e con suoni più metallici, soprattutto con il singolo Funzioni primarie, comunque apprezzato dai fan. L'evoluzione musicale è confermata anche con l'album numero 3, che traghetterà i Velvet al ritorno a Sanremo nel 2004, anche se non con grande successo. All'Ariston la band tornerà una terza volta nel 2007, ma tornando un po' sui propri passi a livello di sonorità, abbandonando un po' i suoni più rock per addolcirsi con il pop nell'esecuzione di un brano insieme alle vibrazioni. La carriera dei Velvet è poi proseguita tra altri tour, festival bar, nuovi album di maggior o minore gradimento di pubblico, fino a quest'anno quando è uscito un nuovo brano, Let Me Go, ideato e poi inserito nella colonna sonora del film Veloce come il vento di Stefano Accorsi. Un cammino, dunque, quello della boy band che, nonostante sia legato in modo indissolubile proprio al brano d'esordio, è tuttora in corso.